Portare la storia al centro del dibattito culturale in città è la missione del Festival Alla Prova del Tempo Storia con Figure, quest'anno la prima edizione, promosso e finanziato dal Comune. Sabato 2 e domenica 3 dicembre presso la Chiesa dei Santi Marcellino e Festo sono in programma 8 incontri coordinati dallo scrittore Paolo Di Paolo, che analizzano il rapporto complesso tra libertà e autorità per discutere del presente senza trascurare il passato. La storia del mondo come una costante lotta della libertà per affermarsi contro un'autorità intesa come potere potenzialmente repressivo. Questi due giorni sono nati un po' magicamente. Il 9 febbraio del 2023, il giorno in cui al liceo genovese è stata inaugurata la biblioteca intestata a Mia Filippone, quel giorno il sindaco ci chiese del Festival di Storia. Noi gli raccontammo con dispiacere che l'esperienza era sospesa. E lui ci propose questa cosa che sta per nascere. Noi abbiamo ripreso questa esperienza molto importante che era stata fatta con il Festival della Storia, che purtroppo si era interrotto, e noi, insomma, è un primo seme di un progetto più importante che vogliamo portare avanti in città sul tema della storia e dell'uso della storia come chiave di lettura del presente e del futuro, che ci sembra una cosa molto importante in generale, ancora di più a Napoli. La manifestazione, ideata dall'associazione APS a voce alta, si avvale del coordinamento scientifico dei professori Gennaro Carillo e Andrea Mazzucchi e coinvolgerà gli studenti di alcuni licei cittadini in una sfida giocosa sui temi della libertà e dell'autorità. Ci sarà da Giovanni Bietti, musicista musicologo, a Matteo Palumbo, italianista, a storici della contemporaneità.